Note sul funzionamento del famoso componente aggiuntivo per Google Drive che si chiama Kaizena. Tuttavia, Kaizena non funziona oggi più come in precedenza. In rete ci sono tutorial che ne illustrano le passate funzionalità in Drive. La sua specificità, comunque, è quella di consentire note vocali e che sono sicuramente utili per l'inclusione. L'applicazione era molto comoda precedentemente perché consentiva l'immediato inserimento in un documento Drive di note di feedback vocale. Ora l'applicazione obbliga a collegarsi al sito esterno di Kaizena per l'upload dei nostri file e obbliga a partecipare alla community di questa applicazione. La piattaforma Kaizena è sicuramente molto interessante per le funzionalità che offre, tuttavia rischia di moltiplicare le piattaforme di e-learning di cui già ci serviamo. Comunque adesso vediamo di aggiungere il componente aggiuntivo in Google Drive di Kaizena. Apriamo il nostro documento, che è poi il compito dei nostri studenti. E andiamo in componenti aggiuntivi. In componenti aggiuntivi seguiamo il solito processo, installa componenti aggiuntivi, cerchiamo Kaizena, ok, invio e vedete che abbiamo Kaizena A shortcut gratis. Clicchiamo su gratis. Mi chiede delle autorizzazioni che devo accettare. Consenti. Ecco, adesso vediamo che tra i componenti aggiuntivi compare Kaizena shortcut. Open Kaizena shortcut. Ecco, vedete che vi dice this document is not on Kaizena yet. E quindi add this file to a conversation. E quindi mi rimanda, come vi dicevo, sul sito. Vedete che comunque al sito mi devo registrare, io sono già registrata e devo entrare, scegliere un gruppo, invitare i miei studenti, ecco, e attraverso questo codice che mi dà. Quindi, dopo devo partecipare a questa community. Quindi io direi che come componente aggiuntivo per davvero correggere velocemente i compiti non è questa applicazione il massimo, anche se fornisce, come vi dicevo, può essere interessante partecipare a questa community e inserire da qui sui nostri documenti i commenti vocali di feedback.